Ciao team e ben ritrovati su Chewing Gum TV, la web TV dei ragazzi fatta per i giovani con i giovani. Oggi abbiamo una graditissima sorpresa, un ospite speciale che si chiama Claudia ed è proprio una ragazza di quelle che ha partecipato ai casting di Amici. Ciao Claudia, come va? Ciao, bene, bene, a te? Dai, molto bene, dal momento che siamo con te non può che andare bene. Dici il tuo cantante o gruppo preferito? Il mio cantante preferito? John Legend. Ah, John Legend. Cosa ti piace di lui? Perché ha una voce molto calda e i significati delle sue canzoni mi rispecchiano molto, quindi. E quando canti ti ispiri un po' a lui oppure preferisci essere te stessa? No, sono me stessa, però cioè, quando canto le sue canzoni diciamo che mi emoziona un po' di più. Dici un lato positivo del tuo carattere e uno negativo? Un lato positivo è che può rientrare anche nel negativo, è che forse sono troppo comprensiva. Quindi troppo buona? Esatto, troppo buona. Lato negativo? Negativo è che sono testarda, molto testarda. Se voglio fare una cosa ci devo riuscire. Beh, quello potrebbe essere anche un lato positivo, non proprio negativo. Sì, dipende da come ne vedi. Allora, di un po', perché hai deciso di partecipare ad Amici? Ho deciso di partecipare ad Amici per un riscatto personale su molte persone che magari non avevano fiducia in me e poi anche per completarmi sia a livello comunque personale che a livello proprio come musicista, se vogliamo dire così. Certo, certo. Ti aspettavi di arrivare fino ad un passo dall'ottenere un banco alla scuola di Amici? No, sinceramente no. Cioè, sono andata lì molto tranquilla, comunque, cioè, non sperando, diciamo, di ottenere qualcosa, tanto per come esperienza. Poi, però, cioè, andando avanti, l'ansia è sempre di più, poi la voglia di raggiungere il banco è sempre di più, quindi no, non l'aspettavo, non c'è stata molto imprevista la cosa. Che cosa provi all'idea di essere stata scelta su migliaia di persone? È una cosa importante, cioè a livello, se vogliamo dire, di autostima mi ha aiutato un sacco, anche perché cioè, prima non credevo per niente in me stessa, poi però essere scelta su centinaia di persone. Ma direi più che centinaia, migliaia di persone. Ascolta, ma secondo te quanto conta la fortuna nello spettacolo? Relativamente, perché se una persona è brava e ha talento, prima o poi con qualsiasi strada riesce per forza ad avere successo, perché conta più che altro la bravura, secondo me. Poi vabbè, rispetto a un programma televisivo, lì è un'altra storia, perché comunque va anche avanti la tecnica, eccetera, l'emozione, tutte cose burocratiche, tra virgolette. Mentre... Allora, ti faccio una domanda, voglio vedere che è inerente a questa cosa che abbiamo appena detto. Tu nella vita preferiresti avere più talento o più fortuna? Penso il talento, perché è una cosa per me, cioè la fortuna non mi serve a nulla, perché se sto bene con me stessa non mi serve per niente la fortuna. Si vede che sei giovane ancora, Un po' di io invece ti auguro di avere molta fortuna, che a volte serve quella, perché poi tante persone di talento, sai, non riescono ad avere la fortuna, cioè di incocciare nelle persone giuste al momento giusto, allora lì ci vuole un po' di fortuna. Ma sei giovane, si capisce. Il talento è una cosa che tu ti porti un po' per tutta la vita dentro, l'ho capito cosa intendi. Dici una cosa che ritieni più importante, secondo te, nella vita, cioè un valore, un qualcosa che tu dici, questa è una cosa veramente importante. Penso la cosa più importante sia il rispetto, ma oltre a quello verso gli altri, quello per se stessi, perché se non ha rispetto per se stessi non va avanti. Brava, brava. Allora, qual è stato il momento più difficile che hai affrontato durante i casting di Amici? Il momento più difficile? Presentarmi. Presentarmi al casting. E il momento più bello? Più bello quando il prof Moro mi ha detto complimenti, sei una delle quattro migliori, mi sono sentita tipo volare. Lì sì, è una bella autostima, te l'hanno data, bene. Vuoi ringraziare qualcuno in particolare per essere arrivata lì o comunque in generale? Sì, mia madre, però la ringrazio tutti i giorni, e i professori, i coach,
comunque dandomi consigli, spronandomi, e poi anche la mia insegnante di canto. La tua insegnante di canto? Eh beh, certo, perché è quella che ti ha portato a un buon livello, giusto? Sì, lei è stata davvero una mamma coccia. Vuoi dire anche il suo nome? Puoi, eh? Sì, Simona si chiama, Aris. Beh, la salutiamo anche noi, eh. Ciao Simona. Allora, Claudia, secondo te a cosa serve l'arte in generale? Qual è lo scopo dell'arte? L'arte serve per far sì che tutti i pensieri delle persone, le emozioni e tutto quello che non si riesce a comunicare a parole vengano espresse in una forma più bella. Serve a colorare ciò che in teoria sarebbe grigio. Brava, sì, bella risposta, mi piace. Non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, ma c'è un dolore che sale, fa male. Ora lo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte e va in giro, in cerca dei suoi perché. We find God and religion stuff to paint us with salvation, but no. Per chi fai il tifo tra i ragazzi e le ragazze che hanno tenuto il banco adesso? Faccio il tifo per Shady, perché è una persona fantastica, un artista davvero ottima. E poi anche per Thomas, perché è mio coetaneo e poi è un ragazzo molto simpatico, quindi tifo molto per lui, perché è bravo. Eh beh, bravo, sì. Hai qualche speranza di poter rientrare? Ti metterai in lizza per rientrare tramite una sfida, oppure dici per quest'anno basta così? No, assolutamente. Mi rimetto in gioco fin da subito, poi ci riprovo. Fino a quando i professori non capiscono che quello è il mio posto. Oh, eh beh, allora sei determinata. In bocca al lupo veramente. Ascolta, come reagisci? Hai mai incontrato qualche persona che proprio per questo tuo talento ha provato cattivi sentimenti nei tuoi confronti? No. No, penso di no, cioè, le persone con cui sto sono tutte persone a cui voglio bene e si contano sulle dita delle mani, quindi nessuno dei miei amici avrebbe, penso, mai da augurarmi macumbe e cose del genere. Va bene, no, è meglio così, sono contento per te, che non ti capiti mai. Ascolta, quale dei professori, di amici, ti faceva più paura? Il professore mi faceva più paura forse... Moro, sempre lui, perché lo apprezzo come cantante, come cantautore, come persona. È proprio una persona che da prendere riferimento, quindi era lui quello che temevo di più, o altrimenti di Francesco, perché diciamo che non mi è parlato molto, quindi non so cosa ne pensi. Di Francesco hai detto, giusto? Esatto. Quale dei prof invece ti ha rassicurato di più? Rudy Zerbi. Come mai? Perché sorride molto e questo mi dà tranquillità, mi trasmette. Quindi lui. Vedi, tutti pensiamo che sia un cattivone, conosciuto tramite i vari talent dove era tremendo, spietato, invece con i ragazzi evidentemente si scioglie, giusto? Sì, ma è una brava persona. Ascolta, mettiamo che tu entrassi uno di questi giorni, oppure il prossimo anno, quando sarà, non hai paura che qualche professore, diciamo, ti tiri dei colpi bassi, cioè ti tratti male e lo faccia comunque davanti alle telecamere? Sì, però non mi faccio mettere i piedi in testa, perché come ho ripetuto, cioè, come ho detto anche prima, il rispetto è la prima cosa, quindi esigo rispetto alle persone, cioè dalle persone a cui io lo do. Quindi in caso loro dovessero mancarmi di rispetto, io comunque sarò pronta a difendermi. Ovviamente non mancando di rispetto a loro, però... Eh beh, certamente. Non ci si mena e non ci si prende a parolacce, però l'importante, c'hai hai ragione. Chi tra le concorrenti e i concorrenti di amici temeresti di più in questo momento? Riccardo. Riccardo, che ricordiamo è un cantante? Sì, Riccardo è un cantante. Perché oltre come dire in generale, proprio come figura cantante, è molto bravo, cantautore, quindi è difficile. Hai un piano B
per la tua vita? Eventualmente qualcosa non dovesse funzionare oppure dovessi stufarti tu, insomma, cosa vorresti fare oltre che affrontare il mondo dello spettacolo? Come piano B o andrei a fare la tatuatrice, perché mi piace tantissimo, o altrimenti la psicologa. Ma psicologa infantile o psicologa per gli adulti? Psicologa in generale, più per gli adulti perché hanno più problemi, sono più complicati e meglio. Sogni nel cassetto? Sogni nel cassetto, vabbè, che non è più nel cassetto, quello di condividere i miei pensieri attraverso le canzoni, quindi la cantante, detto in modo più semplice. Ottimo, cosa preferisci di più, la musica inglese o la musica italiana? Bella domanda. Penso quella inglese perché è più orecchiabile. Questo è vero, è una realtà, non possiamo proprio negarlo. La lingua inglese è molto più orecchiabile. Allora, Claudia, io ti auguro ogni bene veramente. Ti ringrazio perché sei stata molto carina e gentile ad accettare un'intervista con noi. E fai un saluto agli amici di Chewing Gum TV, dai. Va bene, un bacio a tutti. Ok, grazie Claudia, ogni bene, magari ci risentiamo se rientri, chi lo sa, dai, in bocca al lupo, ci riaggiorneremo su di te, ciao. Bene ragazzi, anche per oggi da Chewing Gum TV è tutto, ciao!